Io sono un clinico, lavoro nei servizi psichiatrici territoriali di questa ASL, noi siamo dentro il territorio della Roma ASL, è un'azienda con 460.000 abitanti sopra i 18 anni, abbiamo un dipartimento di salute mentale a struttura, quindi con 25-26 servizi che si occupano appunto della salute mentale adulti di tutta questa popolazione e siamo partiti parecchio tempo fa con una scommessa, cartella clinica elettronica, ce la faremo? Nel senso che l'idea c'era già, però il problema era riuscire ad arrivarci, nel senso che sappiamo le condizioni della sanità, sappiamo le limitazioni di budget, eccetera, eccetera. Ci siamo riusciti, nel senso che siamo diciamo, in esercizio da dicembre del 2009 con un applicativo web-based che interconnette praticamente tutti e 26 servizi, gestisce 38.000 anagrafiche, lavoriamo con 70.000 pazienti l'anno che si, diciamo, chiedono a noi qualche cosa che va dalla certificazione delle patenti fino al trattamento nel caso di schizofrenia. Sono interconnessi tutti i servizi, quindi abbiamo varie tipologie di servizi, nel senso dire salute mentale significa oggi nel 2010 parlare soprattutto di patologie croniche, di tipo schizofrenico per la maggior parte dei casi, o di patologie più leggere che, come dire, abbisognano di episodi di cura se non di una presa in carico di anni. Quindi il problema era garantire una continuità informativa al di là di tutto, diciamo, facile e accessibile e dare la possibilità ai clinici che si trovano nei vari passaggi, quindi ambulatori, centri diurni, reparti psichiatrici e ambulatori specialistici, dare la possibilità a tutti di avere questa visione del paziente per tutto il percorso che il paziente fa. Quindi l'accessibilità delle informazioni, la sicurezza delle informazioni e la velocità nell'avere le informazioni. Ovviamente quando siamo partiti non avevamo quasi nulla, poche postazioni, non avevamo una rete intranet aziendale, non avevamo accessi a internet, praticamente le condizioni basiche, diciamo, dei servizi psichiatrici territoriali. Piano piano con questo progetto siamo riusciti a strappare una cosa del genere. Quindi sono arrivati un po' di finanziamenti, chiaramente poi il processo non è, siamo noi a determinarlo, e comunque poi c'è stata la rete, l'accesso a internet, le postazioni sono aumentate e dopo un periodo che è durato abbastanza, in cui abbiamo dovuto far familiarizzare gli operatori con un applicativo, diciamo, locale, nel senso che fare una cartella clinica non è semplice, non basta il software, lo sapete, insomma, c'è tutto l'intorno che hanno detto anche i colleghi, c'è tutto quanto la formazione, le resistenze, i problemi, eccetera, eccetera. E, diciamo che attualmente riusciamo a gestire il fabbisogno, diciamo, i flussi informativi, quelli obbligatori, ministeriali, per cui bisogna comunque fornire, che sono dati soprattutto amministrativi di prestazioni e epidemiologici, con, diciamo, un livello informativo clinico, quindi che è quello che poi ci interessa di più. Quindi delle due cose siamo riusciti a creare uno strumento unico che permette, oltre a garantire i flussi informativi verso l'esterno, anche ad avere dei flussi informativi interni sullo stato del paziente. E qui poi ci sono tutti i sottomoduli caratteristiche di tutte le cartelle cliniche, cioè anamnesi, prescrizioni, diari clinici, eccetera, eccetera. Attualmente devo dire che appunto è operativo, adesso non c'è una connessione internet, potrei farvelo vedere, gli operatori sono già nell'uso. Chiaramente il sistema sarà da ampliare, sarà da sviluppare, possiamo, a questo punto la tecnologia c'è, come diceva il dottore, l'ingegnere della Confindustria, no? Siamo in rete, quindi abbiamo 230 operatori che hanno la possibilità di consultare tutto quello che fa il collega e quello che succede, a questo punto possiamo pensare di interfacciarsi con i medici di medicina generale, per i pazienti loro, per i pazienti nostri questa sarà poi una successiva fase, potremmo utilizzare, una volta fatto questo, diciamo che poi la strada è più semplice, insomma, viste le tecnologie che possiamo mettere in campo. Questo è il quadro, poi
trovate scritto sul paper. Grazie.